Amici dell'Orienteering, benvenuti, siamo a Tirano, oggi gara sprint super intricata in questo centro decisamente interessante, vedremo chi sarà il miglior azzurro in grado di salire sul gradino più alto del podio, ma un'incognita, vediamola. Pronti! I giovani sono il futuro e la sanno sempre lunga, per chi facciamo il tifo oggi? Italo! C'è un tale Italo che potrebbe sostituirla. Tale Italo Balbo, Italo Allodi. Pare che qui a Tirano non si muove foglia che Italo non voglia. Se vuole venire qua a usare questo microfono forse funziona ancora meglio di me. Senza Italo il comune non funziona. Qual è la giusta ottica per fotografare Italo Capelli? Non conosco chi sia Italo Capelli. È grave. Gravissimo. Allora, tutto questo ciclismo, ma non ci hai ancora detto se conosci Italo. No. Oggi è dura, eh? Come sempre. Sta partita è dura, ma noi tifiamo per? Per il terzo. Non ha capito bene. E tu non tifi l'idolo locale? L'idolo locale? Te? No, c'è qualcuno di più importante di me in questo territorio. Ma di che sport stai parlando? Quindi lei non sa niente? No. Oggi c'è qualcuno che riscuote più tifo di te? Chi? Chiunque, penso. Però è grave, eh? Se si va in un posto bisogna andare preparati. Hai ragione, quello è vero. Conosci Italo? No, no, no. Cosa devo dire? Oggi un grande Italo. Quindi è lei il famoso Italo? Sono io il famoso Italo, sì. Quindi adesso che abbiamo scoperto che lei è Italo, cioè come si sente essere il personaggio del luogo più famoso del signor Poldo? No, più famoso del signor Poldo no, non si può essere più famoso del Poldo. Lei è molto gentile. Grazie a te, ciao. Amici dell'Orienteering, si chiude così la sprint di Tirano di oggi da Italo, il signor Poldo, Pietro Lorietti, alla prossima.